giorno d'estate, un bambino che si chiamava Fabio andò a fare una passeggiata nel bosco. E là, camminando tra gli alberi, trovò un cane lupo, impigliato in un cespuglio. Aveva delle ferite e così Fabio decise di portarlo a casa per curarlo. I genitori gli dissero che poteva tenerlo, anche se il papà non capiva perché avesse tutte quelle ferite. Lo chiamarono Onda e lo legarono in cortile con una lunga catena. Il mattino seguente il papà si affacciò alla finestra e vide Fabio che dava da mangiare a Onda. Rimase per qualche minuto a osservarli e vide che tra loro stava nascendo un'amicizia. Intanto Fabio e Onda iniziarono a giocare a palla e senza rendersene conto si allontanarono da casa. Ma all'improvviso il tempo cambiò e nuvole nere scatenarono una forte tempesta. Fabio e Onda imboccarono di corsa la strada verso casa, ma il cane correva molto più veloce e il bambino non lo vide più. D'improvviso ci fu una frana e Fabio cadde nel torrente, che scorreva impetuoso. Fabio si sentiva soffocare. La corrente era forte e lui andava sempre più a fondo, tanto che le sue forze lo abbandonarono. Intanto Onda era tornato indietro al torrente, con la catena con cui era stato legato il primo giorno. E dietro di lui c'erano i genitori di Fabio che, avendo notato un comportamento strano e non vedendo il figlio, lo avevano seguito. Videro il loro bambino in acqua, così chiamarono la guardia forestale e il 118, che di corsa arrivarono. Grazie alla catena portata da Onda, Fabio venne condotto fuori dall'acqua e i medici lo ricoprirono con delle coperte e gli dettero una tazza di tè bollente. Dopo qualche giorno, papà, Fabio e Onda andarono a fare un giro nel bosco. D'un tratto incontrarono dei cacciatori che, con i fucili in mano, chiesero loro dove avessero preso quel cane, perché ne stavano cercando uno simile che era scappato dall'addestramento. Il papà capì che Onda era fuggito, ma si ricordò di quello che aveva fatto per suo figlio e, per salvarlo, rispose che l'avevano preso al canile. E così rimasero per sempre insieme,